Ciao a tutti, io sono Mimmi e questo è il mio canale di vlog. E rinnovo la richiesta di aiuto nel trovare un nuovo saluto molto più originale. In questo video voglio parlarvi di una serie TV che mi ha accompagnato per tutta l'adolescenza. Come si può notare dalla mia maglietta? Warblers. E come potete leggere dal titolo, oggi parleremo di... Innanzitutto voglio raccontarvi come ho conosciuto Glee. La mia passione per le serie televisive in generale mi è stata trasmessa da mia madre, perché se ne guarda tipo 200.948.000 episodi di 40.900 serie con 3.900 personaggi, attori, cose che non so come fa a ricordarsele tutte. E quindi un giorno lei mi disse: è iniziata una nuova serie, ci sono tizi che cantano, che ballano, ti piacerebbe sicuramente. E io gli dicevo: no, non credo che la vedrò. Poi un giorno sono tornata da scuola e c'era mia madre che si stava guardando Glee. C'era tipo una scena, non mi ricordo assolutamente di che episodio, ma sono sicura che era la prima stagione, tra Quinn e Rachel, e ho detto: devo guardare questa serie. E quindi ho iniziato a vedere questa serie e tipo ho visto la prima serie in una roba come 3 giorni. Cioè, alla fine si trattava di una serie televisiva di liceali che cantavano, che ballavano e che affrontavano i problemi di tutti i giorni. Io ero una liceale che cantava e ballava e che affrontava i problemi di tutti i giorni, e quindi ho trovato una certa connessione tra me e questa serie e sono stata legata tantissimo a questa serie. Però sono contenta che sia finita. Ora non mi uccidete. Non so se tu che stai guardando questo video sei fan di questa serie, quindi ti spiego perché ho detto questa cosa. 2 anni fa purtroppo è venuto a mancare l'attore principale della serie, che è Cory Monteith. Mi ricordo perfettamente quel giorno come se fosse ieri. Mi sono sentita subito con la mia amica Rachele e abbiamo detto: no, non è possibile. In quel momento tutte e due abbiamo pensato: ok, Glee finisce qui. Anche se terminarlo così stava a significare lasciare la storia un po' troncata a metà, beh, l'avrei preferito, perché comunque per altri 2 anni hanno trascinato un sacco la storia e non sono stata sempre d'accordo con le scelte narrative che hanno fatto gli autori. E quindi no Cory, no Glee. Io ho sofferto tantissimo per la morte di Cory, ma come tutti i fan della serie, soprattutto perché io ho avuto la possibilità di vederlo dal vivo, tipo a 2 centimetri da me. Il 30 giugno 2011 io e Rachele siamo andate a Londra a vedere il concerto di Glee, un sogno che si è realizzato. Ed è dove ho comprato questa bellissima t-shirt dei Warblers. Se avete visto anche il film che è stato fatto del concerto, sapete più o meno di cosa sto parlando. C'era un palco rettangolare e una passerella a T. Beh, io e Rachele stavamo dentro la passerella. E proprio accanto a noi c'era una specie di tenda che dava sul sottopalco, dove c'era il camerino di tutti, che tutti i vestiti uscivano da questa tenda, c'erano dei gradini e salivano sulla passerella. Uno dei ricordi più belli è stato poco prima del concerto, e a un certo punto da quella tenda è uscito Cory. You guys ready? E è tornato indietro. E tipo noi in quel settore, che eravamo una roba come 15 persone, tutti abbiamo fatto così. Gente che piangeva, gente che urlava, gente che rideva. Ad un certo punto lui è riuscito dalla tenda e fa: spero che vi divertiate stasera, a dopo. Tranquilla, non è successo niente, hai solo visto Cory. Lacrime. Voi adesso direte: ah, che bimbo minchia. Però c'è un motivo dietro, perché io in quel periodo della mia vita mi sentivo diversa, non accettata, non mi accettavo io. E guardando quella serie, dove appunto si parla del diverso, di accettare il diverso, per me è stata una salvezza. Inizia il concerto con Don't Stop Believing e io mi faccio 3 minuti di canzone completamente in lacrime, perché non realizzavo che ce l'avevo a un palmo dal mio naso. Sapete, un conto è vedere un attore famoso, un conto è trovarsi un intero cast di una serie televisiva davanti a te, che tu fino all'altro ieri li guardavi dalla tua televisione, poi adesso te li trovi davanti e ti stanno cantando in faccia. Wow. Ma mi stavo dimenticando di dirvi una cosa. Io e Rachele siamo state 2 tra le fortunate a poter fare un meet and greet prima del concerto. Ed io vi giuro, per tutto il giorno le dicevo: se incontro Darren, muoio. Ci fanno entrare in questa stanza, noi eravamo le prime in fila, si apre una porta davanti a noi e mi ritrovo Darren, Chris, davanti a me, che mi fa: hi! E io gli dico:
I'm Italian! E lui, ciao, come stai? E io... Oltre a lui c'era anche Harry Shum Jr., che è l'attore che interpreta Mike. E più o meno è uscita una cosa come questa. Arriviamo al fulcro del video. Inizialmente questo video sarebbe dovuto essere un video tag, alla quale io rispondevo a 20 domande su Glee, ma visto che io non sono una persona normale, non mi andava di fare le cose normali, quindi prima ho voluto parlarvi e adesso facciamo una cosa un po' più strana. Ho scritto le domande su dei fogliettini di carta, li ho piegati e... Ta-da! Ah, ci veglia! Mamma chi ci va? La cosa particolare sarà che io dovrò rispondere a più domande possibili in un minuto. Visto che sono una persona molto prolissa, credo sia un'ottima soluzione darsi un tempo massimo. Ovviamente le domande le ho già lette, se no chi le ha scritte, Martina? Non mi sono preparata nessuna risposta, quindi credo che dirò la prima cosa che mi esca in mente. Mischiamo per bene. Quindi iniziamo. 3, 2, 1. Scena che ti ha fatto più ridere? Quando Finn canta ad un panino col formaggio grigliato che ha la faccia di Gesù? Coppia preferita? I Claim. Episodio tributo preferito? Quello su Britney Spears, mi è piaciuto tantissimo. Guest star che avresti voluto vedere? Ellen DeGeneres. Episodio peggiore? Quello nell'ultima serie dove si vede che Sue ha quella lavagna con tutte le foto dei Klain. Inquietante. Canzone originale preferita? Get It Right. Esibizione di gruppo preferita? Finito! Quindi in un minuto ho risposto a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ed erano 20. Sono prolissa! Bene, questo era il video. Spero vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel pollice in su ed iscrivetevi al canale. Per chi non lo sapesse, è gratis. Giù nell'info box trovate tutti i link ai social dove potete seguirmi. La domanda di questa settimana sarà una delle restanti domande, che adesso pescheremo insieme e... No, io pesco, voi rispondete. Non guardo se non paro. Mashup preferito. Quindi non dimenticatevi di lasciarmi un commentino qua sotto rispondendo a questa domanda. Qual è il vostro mashup preferito di Glee? Dalla vostra Mimmi. È tutto, al prossimo video.